Era il 5 marzo 2018. Roberto Pirrone, 64 anni, ex tipografo in pensione, grossi problemi economici, uscì di casa armato di pistola con l'intenzione di suicidarsi. Non ebbe il coraggio, raccontò lui stesso. Lo trovò però per sparare, non so il perché, ha sempre detto, a un uomo, Idi Diene, senegalese che si trovava a passare di lì, sul ponte Vespucci. Pirrone aveva incrociato diverse persone prima, ma sparò a lui, che lo superò attraversando il ponte. A quel punto si voltò e gli sparò alle spalle, più volte. Quando Diene era già a terra, Pirrone si avvicinò e sparò ancora, uccidendolo. Un omicidio che scosse la città. 10.000 persone si riversarono in strada nei giorni successivi, senegalesi e fiorentini. Pirrone è stato condannato a 16 anni di carcere con il rito abbreviato. Il GUP non ha accolto l'aggravante per futili motivi chiesta dal PM e neppure ha riconosciuto le attenuanti generiche auspicate dai difensori di Pirrone. La sentenza ha stabilito risarcimenti ad alcune parti civili, attribuendo subito provvisionali esecutive di 100.000 euro a favore della moglie di Diene, che viveva con lui in Toscana, e altre due da 75.000 e 50.000 euro per i figli e per altri parenti del senegalese. Tragedia nella tragedia. La moglie di Diene, Kene Mengue, era già stata sposata con un altro senegalese, Samb Modu, ucciso nel 2011 dall'estremista di destra Gianluca Casseri in piazza Dalmazia. Si trovava in Senegal e, saputa la notizia, corse a Firenze. Fu Idi a aiutarla, a starle vicino più di ogni altro, e nacque l'amore. Amore stroncato nuovamente da un omicidio, stavolta non a sfondo razziale, ha stabilito il processo. Firenze non è una città razzista, dice lei, che ha ricevuto la cittadinanza italiana e la solidarietà di molti, con un conto IBAN ancora aperto.